sui suoi passi, circolazione perimetrale da Invernizzi, si fa vedere Adrian Banks con Jeté che prova a scivolare su di lui, palla fuori per Sorokas che arriva facile, cifra già quota 13 punti, già 3 triple A bersaglio. Invernizzi, poi Sorokas va fino in fondo, linea di penetrazione centrale cavalcata alla seconda metà del secondo quarto. Banks finta il passaggio, sta arrivando Sorokas, anche lui finta di end off, ancora il numero 9 che va a spaziarsi su Jordan Mickey. Lundberg che trova lo spazio per alzarsi da due, poi Sorokas va a correggere per Banks. Siamo dall'altra parte, Eurostep eccezionale di Akiro Ebu. Canestri finora solo dalla lunga distanza, 0 su 3 invece dall'interno dell'arco. Iroebo traccia orizzontale col gioco a due che porta Octavius Ellis. Bellinelli che ora va a difendere sullo stesso Sorokas, costretto a una ricezione un po' complessa. Banks che poi va a sfidare Lundberg, si alza Adrian Banks, incredibile, ennesimo, grande. Martedì a venerdì Cilema Sports e mercoledì appuntamento anche con la finale di Eurocup alle ore 21 tra Gran Canaria e Tour Telecom Ankara. Domenica prossima palla 2 per tutte e 8 le partite dalle ore 18, tutte in diretta on demand su Eleven. Schengelia, iniziativa personale che porta frutti, che resta sotto di 1. Rimessa affidata a Zanelli, taglio centrale per Iroebo, eccolo qui il guizzo che torna. Anche dall'altra parte l'intensità difensiva di una corazzata come la Virtus Bologna. Cordini è sfidato da Iroebo che deve inventarsi un canestro ai limiti dell'impossibile, ma quello è che Iroebo. Ancora 13 secondi, Hackett va a bloccare per la possibile uscita di Bellinelli, passaggio che va a premiare il taglio di Toko Schengelia non seguito. Che vanno ancora a rivedere la situazione, qui intanto rivediamo la giocata che potrebbe aver deciso un pezzo importante di partita, ovvero il blocco a liberare la possibile uscita di Bellinelli. Le attenzioni della difesa di Treviso sono sull'ex San Antonio Spurs, viene dimenticato Toko Schengelia che taglia. Allora attenzione perché Treviso ha il possesso per pareggiare i conti o mettere la freccia, ci prova con le Banks, percussione centrale Schengelia e Adrian Banks che riesce a realizzare i due punti realmente grondando. Era Banks, scaglia questo tiro libero che va a referto, 89-88. Lo tecnico, colpo di scena incredibile direi in questo frangente di match. Bellinelli, altra, ennesimo colpo di scena, Treviso che resta avanti, Bellinelli per la vittoria, non arriva nessuno, anzi arriva Treviso a vincere in un finale thrilling, incredibile, con diverse.